tanti i commenti che ho sentito fare su di lui recentemente da intellettuali con la I maiuscola, mi hanno indignato fortemente. Notate bene, è risaputo, io sono ateo, marxista, leninista e seguace di Darwin. E ora qui mi trovo paradossalmente a difendere il rappresentante massimo della Chiesa cattolica, apostolica, romana nel mondo. Pochi giorni fa mi è capitato in televisione di avere un dialogo a due con un importante personaggio della cultura italiana, un po' conservatore, moderato, il quale, lasciando all'istante perdere la moderazione, ha letteralmente